Allora, continuo il video, bambini, perché prima si è interrotto. Siamo rimasti a una, articolo indeterminativo femminile singolare, grande, aggettivo qualificativo, ok, festa. Nome comune di cosa femminile singolare. Ecco, questa è la nostra analisi grammaticale. Quindi, Elena, nome proprio e congiunzione, i articolo determinativo, suoi aggettivo possessivo, amici, nome comune di persona. Fecero, verbo fare, prima coniugazione, modo indicativo, tempo passato remoto, terza persona plurale. Una, articolo indeterminativo, grande, aggettivo qualificativo, festa, nome comune di cosa, femminile singolare. Quindi abbiamo ripassato un po' gli articoli, i verbi, gli aggettivi, possessivi e qualificativi e un po' i nomi. Ora vi do due frasi che ho scritto qua da analizzare e lo fate voi, due frasi semplicissime che mi mandate quando avete finito, ok? Allora, prima frase. Luca ha aperto il suo regalo. La mia amica Stella aveva un gattino. Sono proprio due semplicissime frasi da analizzare. Non chiedo molto, chiedo poco, ma chiedo che lo fate con impegno. D'accordo. Allora, io vi saluto, vi auguro di trascorrere una giornata, lo so, le giornate sono lunghe, ma voi trascorretele comunque nel miglior modo possibile, leggendo, mi raccomando, oltre ai giochi, oltre a tante cose, alla TV, al tablet, alla Play, perché sicuramente state comunque passando il tempo così. Io spero che stiate leggendo tanto e mi raccomando, riflettete sempre su quello che leggete. Fate una piccola riflessione, se volete anche una riflessione scritta, ecco, scrivete quello che vi è piaciuto di più. E continuate a scrivere il diario, mi raccomando, una cosa molto molto importante e molto bella anche per avere dei ricordi scritti, no, di questo periodo, che lo so che non è facile, ma finirà presto, mi raccomando. Vi abbraccio sempre, bambini, e spero di farlo al più presto a scuola. Una buona giornata e ci sentiamo presto. Ciao!